libro parla del mondo degli animali e in ogni capitolo l'orso vi racconterà la storia di uno di noi. Kikiriki! Forza! Non vorrete fare tardi? Mi raccomando, state insieme, bambini! Non perdetevi, sarà una giornata intensa. Che storia ci racconta? Pronti? Sì, signore! Coraggio! Dai, muoviti! Scusami! Ma cosa? Presto, presto! Sono così emozionati! Forse parlerà di noi! Non c'è che dire, le storie di Urso sono sempre molto interessanti. Sì, è vero. Interessanti proprio come noi. Ma dov'è? Non lo vedo. Avrà trovato del miele, sappiamo tutti quanto è goloso. Voglio che i miei piccoli imparino tutto sui predatori. Sta arrivando! Smetti di fare confusione. Oh, bene. Vedo che ci siete tutti, Allora, amici miei, oggi il grande libro della natura è aperto su un nuovo capitolo. Vi racconterò la storia di un'astuta volpe rossa. Che fame! Guarda che bei pesci grassottelli che ha preso l'orso. Ho un'idea. Abboccano oggi? Oh, ne ho preso un altro! Ehi, dove vai? Torna subito qui! E fanno tre! Ne manca uno! Le volpi sono astute, me l'avrà rubato! Ma non ho nessuna prova! Ho preso un pesce! Davvero fantastico! Oh, proprio bello, sì! Che meraviglia, che meraviglia! Buono! Che delizia! Quella lenza non ha l'amo! Ma quello era il mio pesce, allora! Sei stato tu! No! Aspetta che ti prendo! Non mi scappi! No! Torna indietro! No!
seminato. Oh, che bel pranzetto. Che meraviglia. Delizioso. Arrivo! Non scappi più adesso. Dove è finito? Ehi, ma dove è andato? Ma dove è finito? Qua sotto forse. Bene. Dolore. Che male, che male, che male! Che idea fantastica mi è venuta! Già. Prenderò quel tronco e lo sostituirò con uno molto meno resistente, in grado di reggere soltanto il mio peso. Così, quando quello zuccone ci passerà sopra, si romperà facendolo cadere. Sì, sono davvero geniale. A volte mi stupisco di quanto sono intelligente. Che c'è da fare, non si può mai riposare. Eccomi qui pronto a coltivare tutto quello che mi serve per campare. Quanto lavoro che c'è da fare, non si può mai riposare. Sono sempre qui a coltivare tutto quello che mi serve per campare. Ehi! Hey! I miei pesci! Te lo pagherai! Riuscirò a prenderti! Sapevo che mi avrebbe seguito, lo porterò dove voglio io. Ehi! Se fossi in te non riderei tanto. No! Ciao! Ho scordato il peso dei pesci. No. No! Non mi scappi più adesso! No! L'avidità ti ha giocato un brutto tiro, eh?
Intanto, nella fertile vallata ritroviamo nonno maiale intento al suo lavoro. Il raccolto delle zucche è andato bene, ma c'è qualcosa che lo preoccupa. 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Nonno, non starai mica ricontando le zucche? Esatto, quest'anno ne sono cresciute tantissime. Tu mi sei stato di grande aiuto, ma dobbiamo tenere lontano quel brutto corvaccio, hai capito? Lo so. Sarà meglio che quel volatile non provi a combinarci strani giochetti. Cosa? Ah sì, questo è lo spirito giusto, figliolo. È così che mi piace sentirti parlare, è vero? Credo che sia meglio ricontare le zucche, nonno. Benissimo. Una, due... Allora, io vado nell'orto a spargere un po' di fertilizzante. Tu resta qui e tieni la situazione sotto controllo, d'accordo? Non posso venire nell'orto insieme con te. I tuoi fratelli e le tue sorelle arriveranno a giorni per le vacanze estive. Non vuoi che siano orgogliosi del buon lavoro che hai fatto con le zucche? Eh? Oh sì, certo. Riconosceranno che sono il miglior guardiano di zucche del mondo. Ecco, bravo figliolo. Quel corvo deve restare alla larga dal nostro orto. Brutto uccellaccio. Tutto bene, ma io non abbasso la guardia, nemmeno per una frazione di secondo. Quella sta diventando troppo grossa e pesante per il pergolato. Sarà meglio mettere un supporto. Sul tetto e al nonno di certo non sfuggirà. Devo coprirlo. Oh, oh no! Prima devo nascondere la tegola. Ciao, Junior. Come va? Che cosa stai facendo? Oh, niente di importante. Faccio la guardia. Sto portando questi due secchi di fertilizzante a tuo nonno che me li ha chiesti per l'orto. Cosa ne dici? Ti va di accompagnarmi? No, non posso muovermi. Devo restare qui a controllare le zucche. È il mio dovere. Ok, a più tardi. Accidenti. Speriamo che non mi abbia visto mentre nascondevo la tegola. E così il piccolo maialino, afflitto e molto preoccupato, continua il suo giro di ricognizione. Come reagirà il nonno? Sicuramente lo punirà. Il nostro amico non riesce a pensare ad altro. Vuoi fingere che non sia successo niente? Che intendi dire? Che vuol dire cosa intendo? Tuo nonno ti ha affidato un compito di grande responsabilità e all'improvviso sul tetto sparisce una tegola. Ehi! Oh no! Non sono stato io, è venuto il caprone prima. Forse è stato lui. Oh, guardala! Se riesco a recuperare quella tegola lassù, ho risolto il mio problema. Vediamo se c'è qualcuno in giro. Meglio stare attenti. Ma che cos'è questa puzza terribile? Mi fa venire la nausea. Non resisto. Così posso arrivare sul tetto.
Dove si sarà cacciato il Junior? Sarà meglio che sbrighi questa faccenda da solo. Ah, guarda là, sta arrivando il caprone. E quanta fretta! Ciao, tutto bene? Che faccia tosta, hai il coraggio di chiedermelo dopo il bel guaio che hai combinato? Proprio non capisco. Lo so che hai rotto una tegola, amico. Io non ho fatto niente del genere, lo giuro. Non provarci nemmeno a negarlo. Sei stato visto, c'è un testimone. E chi sarebbe? Junior, ovviamente. Sta mentendo. Di domande. Non sono stato io. C'è una sola soluzione al dilemma: rintracciare Junior e chiarire questa situazione. Questo ramo è talmente alto. Potrei farmi male sul serio saltando. Scusa, credevo che dovessimo cercare Junior. È quello che stiamo facendo. Stiamo andando nella direzione questo sbagliata. Lo dici tu. Da questa parte sarà casa mia. Ed è proprio dove siamo diretti. Forza, muoviti. Aiuto! Oh! Spostati! No! Ehi, gatto, mi sembra di aver sentito una voce provenire da là dentro. Anche a me. Andiamo a vedere di che si tratta. Povero maialino. Di male in peggio. Non solo il danno della tegola, ora dovrà vedersela con il nonno anche per tutte quelle piante di zucca che ha distrutto. Hai idea di che cosa sia? È un mostro, corri! Scappa! Sì. Ma cosa succede? Dove correte così all'impazzata voi due? Oh, c'è un mostro! Guarda laggiù! Ma è vero, che creatura spaventosa, ci penso io. Povero me, qualcuno mi può aiutare? Oh bella, ma quello non è un mostro, è mio nipote. Oh nonno, ti prego, aiutami. Oh povero piccolo, ma cosa ti è successo? Vieni qui. Oh, sembra la voce di Junior. Mi dici com'è il fatto a cadere nel fertilizzante, È proprio lui. Ehi, hey, Junior! Ti sei fatto male? No, sta bene, nonostante tutto sta bene. Oh, sei tutto sporco. Allora c'eri proprio tu in quel barile che è rotolato giù dalla collina. Ti ho fatto fare esperienza. Un bel salto, Mi piacerebbe proprio sapere com'è andata questa storia, È stata tutta colpa mia, nonno. Ho rotto una delle tegole del tetto e così ho pensato di coprire il disastro con alcune foglie delle zucche. Solamente che... Avevi ragione. Io te l'avevo detto. Ma lui mi aveva detto che eri stato tu. Poi ho cercato di prendere una delle tegole della casa del caprone e così sono finito nel fertilizzante. Ti renderai conto di esserti comportato male. Ma cosa ti è saltato in mente? In fondo si trattava solo di una tegola, giusto? Esatto, Junior. Solo una tegola, niente di prezioso. Già, dovresti cercare di prendere le cose con più filosofia, amico mio. È che talvolta ci sentiamo in dovere di risolvere problemi di poco conto e finiamo per crearne di molto più grandi e complicati, è vero? Avresti dovuto parlarne con noi. È vero, e cercando di mascherare un proprio errore si finisce sempre per combinarne uno più grosso. Per via di una semplice tegola abbiamo perso un sacco di zucche. Guardati intorno, figliolo, guarda che disastro. Sa quanto tempo dovremo dedicare ai lavori di riparazione per rimettere tutto a posto e riportare un po' di ordine. Per non parlare poi delle piante di zucca che dovremo ripiantare, è vero? No!
Su, no. Su, su, non fare il bambino. Adesso è tutto passato, non piangere più. Ti prometto che sarò sempre buono. Perché prima non ti fai un bel bagno? Che cosa ne dici, eh? Ecco. La volpe rossa. Com'è classificata la volpe rossa nel regno degli animali? È un mammifero appartenente all'ordine dei carnivori, alla famiglia dei canidi e al genere delle volpi. Ha corpo snello, muso lungo e aguzzo, orecchie appuntite e coda folta. Quante specie conosciute esistono e dove vivono? La volpe rossa, detta volpe comune, appartiene alla specie Vulpes vulpes e insieme ad altre sottospecie è diffusa in Europa, Asia, America del Nord e Australia, dove è stata introdotta dall'uomo. Come vivono? Le volpi sono animali solitari e possono vivere in aree paludose, su isole, dove non ci sono boschi, oppure nelle foreste. In altre parole, hanno la capacità di adattarsi ai più diversi habitat. Come si muovono? L'andatura, quando corrono o camminano, è molto simile a quella dei cani. Tuttavia, a differenza di questi ultimi, stanno spesso accucciate al suolo per evitare di essere viste. Che cosa mangiano? Soprattutto topi, ma anche lepri, fagiani, pollame, pesci, lucertole, uccelli e uova. La loro dieta comprende anche piante e bacche selvatiche che crescono nei boschi. In che modo si proteggono? Gli esemplari adulti si servono dell'udito e dell'olfatto come sistema di protezione, nonché della loro notevole agilità. Inoltre, quasi ovunque i nemici naturali delle volpi, ossia l'aquila e il gatto selvatico, sono scomparsi o sono diventati molto rari. Come si comportano con gli uomini? Non hanno un buon rapporto, dal momento che la volpe è sempre stata considerata un trofeo da tutti i cacciatori. Vivono in città? Quando sono alla ricerca di cibo, le volpi possono avvicinarsi alle città e spesso vivono in parchi abbastanza grandi da riprodurre il loro habitat. Allora, avete imparato la morale della storia? La morale è: l'avidità e la vendetta sono sentimenti da tenere molto lontani. Ma guardate chi sta arrivando! Ehi, che cosa avete fatto tutto il giorno? Abbiamo giocato! Ho volato talmente che ho le ali stanchissime! Ah, ecco, ti è arrivato finalmente. Niente forte. Non preoccuparti, Forza, mettiamoci in fila, si torna a casa. È stata una giornata bellissima. È vero.